Buttiamo ancora molto cibo, però negli anni scorsi molte associazioni di volontariato sono riuscite a recuperare qualcosa come 17.000 tir di cibo per donarlo a chi non può acquistarlo tutti i giorni. E molti giovani, a pranzo soprattutto, mangiano quello che hanno avanzato la sera prima. Attraverso questi contenitori lo usano al pranzo e questo è un segnale positivissimo. 5 milioni di tonnellate di eccedenze, quindi cibo ancora buono, se buttato, generano 13 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Peggio ancora sapere che se viene buttato, più di 5 milioni di persone povere in Italia invece non possono averlo. Molte persone spesso scelgono la frutta, la verdura per l'aspetto, non per la qualità, la bontà che ha. Anche se è brutto, non importa. In questo modo riusciamo ad aiutare anche gli agricoltori, che non devono scartare ciò che è imperfetto, e noi magari risparmiando, ma mangiando anche cose più buone. Quindi l'abito non fa sempre il monaco. L'economia circolare, io credo che sia la possibilità che nulla più sia un rifiuto. Banco Alimentare da 30 anni si occupa di recuperare il cibo ancora ottimo, ma che il mercato non ritiene più valido. Donandolo, lo mette di nuovo in circolo per chi non può acquistarlo tutti i giorni. Succede che avanza del cibo sui nostri piatti in casa nostra. Molte ricette della cucina italiana vengono proprio da una cucina di recupero. Era qualcosa avanzato che poi la creatività, la fantasia, il gusto hanno generato nuovi piatti. Non è più un avanzo, ma è qualcosa che diventa un nuovo piatto. Posso un'ultima cosa? Se vai a fare la spesa con la pancia piena, eviti di avere un carrello pieno di cose non necessarie.